circolo US Arsanese di via Roma da questa mattina si chiama anche sezione Mario Mancini. Il diacono Mariano De Rosa, alla presenza dei figli Giuseppe e Anna, ha benedetto la nuova insegna del locale di via Roma. A ricordare la figura di Mario Mancini, grande appassionato dei colori biancocelesti, l'amministratore Salvatore De Vita, il presidente Salvatore Pellino e il giornalista Giovanni Aruta. Al termine Gerardo De Rosa ha chiesto un ricordo all'ex AD Salvatore De Vita e al figlio Giuseppe. Vorrete anche voi in modo da conquistarlo, però ogni atleta è temperato. Sezione dell'Arsanese dedicata a Mario Mancini. Mario ha speso una vita per l'Arsanese. A parlarne l'amministratore delegato dell'Arsanese che ha militato nella Lega Pro, Salvatore De Vita. Buongiorno. Niente, oggi è una giornata di festa per lo sport arsanese, in quanto la sede dell'Unione Sportiva Arsanese è stata intitolata al nostro caro Mario Mancini. Mario Mancini è una figura storica dell'Arsanese, ha passato una vita nell'Unione Sportiva Arsanese, facendo un poco tutto ciò che occorreva per mantenere una squadra. Ha fatto massaggiatore, ha fatto il magazziniere, ha fatto l'autista, ha fatto tutto ciò che concerneva la vita di una squadra. Mario Mancini l'ha dedicato all'Arsanese. Io ho dei bellissimi ricordi di Mario Mancini, ma non basta un'intervista per elencare, basta dire che io l'ho conosciuto nel 1971 qua ad Arzana una domenica, mi fece iscrivere come socio dell'Arzanese nella vecchia sede di Piazzetta Crocifisso numero 1 e quindi da allora sono socio. Poi da socio, sempre invogliato da Mario Mancini, mi invogliò a entrare nella dirigenza dell'epoca dell'Unione Sportiva Arsanese e poi in vari periodi sono stato coinvolto nella gestione dell'Arsanese, non l'ultima, quella del 2004 al 2015. Quindi diciamo gli episodi per mantenere vivo il ricordo di Mancini ce ne stanno tanti, tanti e tanti. Qualcuno anche che un poco particolare, non dico cattivo, ma particolare, nel senso che mi ricordo l'invasione di campo di Bagnoli, tanto per dire, con la Bagnolese, dove Mario Mancini si rese protagonista di un episodio un poco spiacevole nei confronti dell'arbitro, con in corso una invasione di campo da parte dei tifosi arsanesi esasperati dall'arbitro, e lui per il suo modo di attaccamento all'arsanese pensava di fare una cosa buona per castigare l'arbitro. E quindi ce ne stanno tanti di questi episodi nei ricordi di Mario Mancini. Quello che mi auguro è che ad Arzano si possa riprendere lo sport con la S maiuscola in tutti i campi e in tutti i settori. Mi auguro che l'arsanese possa ritornare in alto, nel posto che si merita, perché l'arsanese è una delle poche società gloriose dello sport dilettantistico campano. Era chiamata la Juventus, la signora dei dilettanti, e quindi diciamo mi auguro che questo periodo di offuscamento venga un poco risolto con l'appassionarsi di persone, di gente, anche non dette economicamente forti, ma di persone che vogliono stringersi attorno alla bandiera dell'US Arsanese e possa ritornare ai suoi fasti primitivi che si merita. Grazie al direttore Rinaldo Armando. Giuseppe Mancini, hai ricordato papà poco fa, ci hai fatto emozionare.
una vita spesa per l'Arzanese, tralasciando a volte la famiglia. I ricordi di papà? I ricordi di papà sono tantissimi, e la cosa che più mi rammarica invece è che il tempo che è andato è un tempo che non tornerà mai più. Purtroppo tutto si è trasformato, non si riesce ad avere una passione coerente per un club sportivo, non si riesce ad avere in questa città un club sportivo organizzato, purtroppo è così. Però mi rende assai orgoglioso ciò che comunque voi stamattina avete dimostrato nei nostri confronti, nella memoria di papà. Quindi significa che ciò che è fatto con criterio e soprattutto con grande umiltà non è stato dimenticato. Speriamo che in un prossimo futuro le cose possano cambiare e, che dire, forse tornare a quella qualità di persone, di passione sportiva e soprattutto di campanilismo che ormai sembra un po' perso, e tutto quello che gira intorno è semplicemente basato su grandi club che assorbono il tempo alle persone, dimenticandosi in pratica che dal punto di vista locale una scuola calcistica, un club che comunque possa andare avanti e rappresentare l'Arzanese, sarebbe comunque un qualche cosa di speciale, che potrebbe comunque far rilanciare e ripartire lo sport provinciale. Grazie a Peppe Mancini. Mario Mancini, un arzanese doc, la sezione dell'Arzanese dedicata a uno sportivo nato, una vita intera dedicata ai colori biancocelesti. Seguiamo le indicazioni di Peppe Mancini, vogliamo augurarci e lotteremo con tutte le nostre forze per la riapertura dello stadio.